A Jerez de la Frontera, nella seconda prova del campionato del mondo 2011, Jorge Lorenzo con la Yamaha ha vinto il Gran Premio di Spagna classe MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Dani Pedrosa su Honda e lo statunitense Nicky Hayden su Ducati. Valentino Rossi con l'altra Ducati è giunto quinto. Nella Moto 2 italiani protagonisti. A vincere è stato Andrea Annone con la Suter, che ha preceduto l'elvetico Thomas Lutti, anche lui con la Suter, mentre terzo posto del podio è risultato Simone Corsi con la FTR. Iannone è ora in testa alla classifica mondiale di Moto2. Nel Gran Premio di Spagna classe 125 si è imposto lo spagnolo Nico Terol con l'Aprilia, che ha superato il tedesco Jonas Folger con la Derby ed il francese Johan Zarco, anche lui con l'Aprilia. La Formula 1 vedrà schierati i bolidi domenica 10 aprile nel Gran Premio di Malese sul circuito di Sepang di 5.542 metri, il primo progettato dall'architetto Tilke. La storia di questa gara è relativamente breve, in quanto la prima edizione risale al 1999. La Formula 1 è arrivata a Sepang, alle porte della capitale malese di Kuala Lumpur, con una gara di 56 giri per un totale di 310 km e 352 metri. In questa corsa tornò al volante della Ferrari Michael Schumacher dopo l'incidente di Silverstone che l'aveva costretto a rinunciare al proseguo della stagione. L'ASI, l'automotoclub storico italiano, indice due concorsi sul tema della storia della motorizzazione nei diversi aspetti della sua evoluzione tecnica, nonché dell'interdipendenza funzionale con la società civile nelle sue componenti demografiche, economiche e sociali. I concorsi sono dedicati anche nel 2011 alla memoria dell'ingegner Giulio Alfieri e dell'ingegner Fabio Taglioni. Il concorso intitolato a Giulio Alfieri è riservato a giovani laureati e ricercatori delle università, dei politecnici e degli enti di ricerca che potranno presentare risultati di ricerche, ovvero tesi di laurea o di dottorato, mentre nel concorso dedicato a Fabio Taglioni la partecipazione è aperta a quanti vorranno candidarsi presentando un elaborato redatto in base ad esperienze personali, ovvero basato su ricerche documentarie che dovranno essere rielaborate sulla base dei propri criteri. Il 41esimo rally della Valle d'Aosta San Vincent, manifestazione d'apertura del trofeo rally asfalto, si correrà dal 28 al 30 aprile. Il rally è organizzato da ACVA Sport su delega dell'Automobile Club della Valle d'Aosta. Il quartier generale della manifestazione sarà il centro congressi del Grand Hotel Billia in San Vincent. Le iscrizioni saranno accettate dal 29 marzo al 21 aprile. Il programma del 41esimo rally della Valle d'Aosta San Vincent prevede mercoledì 27 e giovedì 28 aprile ricognizione del percorso, giovedì 28 e venerdì 29 verifiche sportive e tecniche presso il Palazzetto dello Sport di San Vincent, venerdì 29 lo shutdown a Castello di Quart, seguito alle 17.01 dalla partenza in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a San Vincent per le prime due prove speciali, mentre sabato 30 altre 6 prove speciali con arrivo e finale premiazioni sul palco a partire dalle ore 18.11 sempre in piazza dei Cavalieri di Vittorio Veneto a San Vincent. Il Palamonti, sede del Club Alpino Italiano di Bergamo, ha ospitato il primo confronto tra la Federazione Motociclistica Italiana e la dirigenza del CAI. Si è discusso dei principi fondamentali che animano le due associazioni con piena convinzione di entrambi le parti che ogni cittadino debba avere diritto di fruizione del patrimonio naturale, nel fermo dovere di rispettare la salvaguardia dell'ambiente, della natura, sia essa flora e fauna, le qualità ambientali della montagna nel complesso rispetto delle leggi vigenti. Club Alpino e Federmoto hanno avviato il dialogo all'insegna dell'interesse e rispetto reciproci, che presto porterà ad un tavolo tecnico territoriale ove si discuteranno nel dettaglio alcune ipotesi di lavoro per superare le criticità legate al transito motorizzato su sentieri e mulatiere di montagna.